Monaco ha origine negli anni 70 e da allora sviluppa la sua esperienza per la produzione di industriale dolce aria. Sono in compagnia di Paolo Caridi, vicepresidente Confederazione Pasticceri Italiani, nonché pastry chef della Nazionale di Atletica Leggera. Lei sta facendo delle ricerche sulle macchine? Sì, è già da un paio d'anni che stiamo facendo delle ricerche, perché comunque è bene avere una macchina all'avanguardia, però comunque il mercato richiede comunque il prodotto finale, il modo di lavorare, la tecnica, e allora girando l'Italia in lungo e in largo è bene carpire un po' i segreti che ci sono, trasformandoli in ricette e poi suggerendole di nuovo alle persone del settore oppure a chi si vuole avvicinare a questo mestiere. Nello stand di Rollermac troviamo due macchine in particolare di cui vogliamo parlare. Questa è una, di cosa si tratta? Questa è una macchina che fa una pralinatrice, quindi tutto quello che può riguardare la frutta secca, e cioccolato. Si mette la frutta secca, si incomincia a far girare in questo modo, c'è questo affarino interessante pieno di cioccolato che dà delle spruzzatine di cioccolato, noi ce ne andiamo a casa a mangiare, a fare la nostra partitina a tennis e ritorniamo dopo qualche ora, un'ora, magari un'ora e mezza, e abbiamo già le nostre mandorline ricoperte di cioccolato, le tiriamo fuori e li possiamo mettere alla vendita. L'altra macchina secondo me è una delle chicche più interessanti che la Rollermac potesse fare, anche dopo tanti suggerimenti e tanti consigli dei nostri colleghi in giro per l'Italia. Io dico la più piccola torroniera al mondo, perché è una torroniera ridotta, in miniatura, che però ha la stessa caratteristica, se non ancor più pregi, delle macchine grandi. Si possono fare delle glazze per ricoprire delle torte, si possono fare delle caramelle, si possono fare delle gelatine, si possono fare delle marmellate. Tutto quello che comunque noi andiamo a cuocere a fuoco diretto oppure magari in pasticceria lo possiamo realizzare con questa macchina.